Oilà, qua la strada si è fatta un pochino più interessante, stiamo scannonando un pochino. Bondani mi fa segno di fermarmi un pochino, o no? No. Dietro ovviamente, se c'è da scannonare, c'è Matt, ce l'ho praticamente attaccato allo scappamento, lo sento respirare. Catrina qua sta strillando mica male. Dani qua fa il furbo, conosce la strada. Lo vedo sorridere da dietro praticamente. Dagli specchietti vedo che, a parte Matt, che ho praticamente seduto sul codino della Speed, è arrivata un'altra moto attaccata. Amici con moto grosse che prendono tutte le curve contromano. Ci sono, Dani, ci sono. Il posto qua non è proprio bruttissimo. Queste sono le macchine classiche qua in Svizzera, se non ce l'hai sei un povero di merda, ti picchiano. Limite dei 50, rispettiamolo, perché sennò qua ci tagliano la gola. E il tizio dietro, attenzione, è matte freddo. No, è Alberto. Qua rischiamo la vita, vediamo. Voilà. Ridente cittadina, la classica accoglienza svizzera, gente che ci saluta ai bordi delle strade, gente felice. Sono rintanati in casa, hanno sentito l'odore. Qua di nuovo bisogna tagliare la cosa, vediamo, speriamo di non cadere. Via, rallenta il ritmo, tanto beccatevi sto paesaggio, gente felice in ogni dove. Niente, da quando siamo arrivati in Svizzera l'unica cosa che, l'unico rapporto che ho avuto con la popolazione locale è stata di un motociclista che mi ha mandato a fare in culo, non ho capito bene perché, ma boh, avrà avuto sicuramente ragione lui. E niente, dai, taglio qui e riprendiamo se facciamo un'altra scannonatina.